Sindaco Sgarbi, non più sindaco? Beh, dal 21 non sarò più sindaco. Perché? Perché la ingiusta azione degli ispettori della prefettura ha stabilito uno scioglimento per mafia, che è un'onta che voglio risparmiare alla città, suggerendo ai consiglieri di rimettersi con me per poter avere regolari elezioni che valgono per tutti. Non capisco gli esponenti del PD che rivangano passati poco interessanti, sono fuori dall'argomento, e che rinnegano un assessore del PD semplicemente perché non hanno avuto la disponibilità di indicarlo loro, con ciò avvalorando il sistema politico per cui c'è un capo di partito che indica i nomi, e siccome la Grillo non fu indicata da loro, non è più neanche del PD, è una specie di fantasma, peccato che fosse nelle liste. Per cui parlare con questa gente è talmente umiliante che dovrei vergognarmi di aver accettato di fare il sindaco, però siccome l'ho fatto per i cittadini e per il bene di Salemi, questo bene rimarrà. Ma sindaco Sgarbi, lei non si dimette per una questione politica, lei si dimette per una questione di principio probabilmente, oppure fossero vere le indicazioni di collusione mafiosa. Sono convinto che loro non potranno contraddire 6 mesi di ispezioni. Mi dimetto per evitare che la città di Salemi sia commissariata per mafia, quindi per una ragione perfino nobile. Mi dimetto soprattutto perché non si può lavorare in un luogo sotto la minaccia dello scioglimento, cioè come fai a lavorare? Prima gli ispettori, poi l'idea che possa essere sciolto inducono l'amministratore a non essere sereno perché non puoi programmare, del politico la programmazione, se io penso di fare una cosa in giugno e mi sciolgono in maggio, quindi è impossibile farlo, ma l'unica soluzione sono le dimissioni. Invece di discutere con questi deficienti di argomenti che sono sostanziali rispetto alla loro stessa vita democratica, devo sentire le schede vota, perché non è possibile. Questo qui è un malafede che ha fatto il vice sindaco a danno della città, e continua a parlare come consigliere ad Angelo. Lei sta parlando del consigliere Angelo, sì. Ma cosa non ha funzionato nel progetto Sgarbi invece? No, tutto ha funzionato. Non ha funzionato Gian Marinaro, ma questo lo sapevano anche prima. Cioè, se Gian Marinaro era... E Sgarbi non lo sapeva? Sì, lo sapeva. Che con Gian Marinaro probabilmente non... Ti spiego com'è, ma sarebbe come dire che un candidato del PIT, l'attuale Caronia, che diventasse per caso sindaco di Palermo, dovrebbe aver sciolto il comune per mafia perché magari condannano Saverio Romano. Siccome Saverio Romano, tra l'altro diversamente da Gian Marinaro, è indagato per mafia, è un partito, o il partito non fa più nulla, oppure l'attività politica prescinde dalle questioni individuali. Per cui a me di Gian Marinaro non fregava nulla, le carte lo davano assolto, qualunque inchiesta non lo dà per mafioso, che potevo preoccuparmi. Questo concetto è chiaro, professor Sgarbi, appunto. Il problema della città è un Gian Marinaro che non si sa come prendere, e che può essere usato a vantaggio della città quando chiama me e a danno della città quando bisogna inventare delle trame mafiose. Per cui che differenza c'è tra l'ordinaria e la straordinaria amministrazione? L'ordinaria amministrazione era quella che si era incaricato di fare per l'appunto Gian Marinaro con la sua maggioranza, cioè a dire un vice sindaco che era Scalisi, quindi quello che non ha funzionato dipende o da Scalisi. E lei storicamente non sapeva che quelle amministrazioni di Gian Marinaro non hanno funzionato? No, non particolarmente. Sperava che funzionasse con lei? Ma non particolarmente, perché il problema dell'ordinaria amministrazione è legato al patto di stabilità, per cui se tu non hai danari per fare le cose non puoi farle, per cui non è che tu puoi inventarti soldi che non hai, mentre la strana amministrazione può trovare sponsorizzazioni, può trovare finanziamenti indirizzati a risultati. Il fatto che Sgarbi molli adesso che il progetto Un Euro, che forse la genialità... Lo riconosce anche il ministro Cancellieri, no, confido che il commissario riesca a incardinarlo, perché poi lì non occorre tanto un politico, ma quanto un ufficio case Un Euro, che una volta che ci sono tutte le autorizzazioni, può chiamare le persone che sono prenotate o verificare chi voglia aderire, quindi non è molto difficile. Se si dimettesse il Consiglio, i tempi tecnici per andare alle elezioni ci sono? Tutti gli altri comuni. E invece non lo fanno, perché non lo fanno? Magari li sciolgono maliziosamente in giugno o in maggio e li condannano ad aspettare un anno e mezzo.